Bentornati qui su Radio Venezia, interviste, storie live social per conoscere la nostra nuova ospite della serata, Michela Crivellaro. Buonasera Michela. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Venezia, grazie. Grazie a te per essere qui con noi e per andare a parlare del tuo mestiere questa sera, che è quello di Life and Business Coach. Ma svelami un po', Michela, tu cosa fai effettivamente come Life and Business Coach? Sì, la mia attività ogni giorno si dedica all'essere umano a 360 gradi e quindi all'evoluzione, al fatto di poter sostenere l'espansione del potenziale della persona partendo da quelle che sono situazioni magari di disagio, di conflittualità, di frustrazione che possono vertere nell'ambito professionale, nell'ambito affettivo, personale, sociale, e quindi mi occupo della persona, delle sue emozioni per decodificare quello che è l'incastro in cui la persona è caduta e per poter sciogliere e ripartire con una nuova marcia, una nuova motivazione e una visione interna diversa rispetto a quella in cui la persona si trova. Questo sia a livello individuale che aziendale, dove ovviamente le dinamiche sono e possono essere più complesse perché si tratta ovviamente di dinamiche di gruppo, di organizzazione e anche di mercato. Si può dire che tu riesci a stimolare le persone a dare il meglio di loro? Sì, le accolgo, le stimolo, le sostengo in un processo di crescita, che è un processo che ovviamente in primis ha coinvolto anche me, perché poi la vita ci trasforma costantemente e quindi io non sono che un essere umano che si mette a disposizione dell'altro in un processo di ascolto, naturalmente un ascolto profondo, libero da identificazioni, e poi attraverso quelle che sono le mie conoscenze maturate, attraverso ricerche, studi, competenze naturalmente, ma poi anche un grande processo di umanità e generosità personale. Ma lavorare con un singolo piuttosto che con un'azienda, qual è la grande differenza? La differenza è semplicemente nella forma, perché poi le aziende sono strutture composte da persone, quindi poi quelle che sono le dinamiche che la persona vive a livello interno poi vengono trasportate anche nei vissuti aziendali, quindi è chiaro che si tiene in considerazione una componente umana individuale per poi trasportarla invece a quello che è un'enfatizzazione di dinamiche di team, di collaborazione, di spinta verso anche un nuovo tipo di successo, in modo tale che la persona possa esprimersi nel suo talento. E qui riesci a fare anche dei corsi di formazione, però? Sì, mi occupo anche di formazione all'interno di aziende e anche a livello individuale. In alcuni weekend, ad esempio, organizzo dei corsi di formazione per persone qualsiasi che vogliano accedere a un nuovo tipo di intelligenza emozionale, di conoscenza e di espansione. Sei una delle poche che il sogno che aveva da bambina si è realizzato e si è avverato. Sì, ho realizzato il mio sogno, ho nutrito la mia visione, la visione di un mondo migliore, un mondo fatto di umanità e di più pace che ovviamente parte da un punto di vista interno per poi espandersi nelle nostre relazioni, nella qualità della nostra socialità e della nostra professionalità anche naturalmente, anzi del nostro lato imprenditivo direi. E un consiglio per chi ci sta ascoltando quale potrebbe essere? Di non smettere mai di credere in credere in se stessi, nella propria visione, e di chiedersi più spesso cosa mi piace fare, e quindi concentrarsi più che sulle frustrazioni che ovviamente naturalmente ci sono nella vita perché ci spingono all'evoluzione, ma concentrarsi sulla gratitudine per quello che già abbiamo realizzato e anche su una grande fiducia in sé. Questo sicuramente mi sento di consigliarlo a tutti. Io, se sei d'accordo con me, adesso andrei a dare qualche tuo contatto, in maniera che se hanno bisogno di un life and business coach possono tranquillamente contattarti al numero di telefono 348 0042 140. Michela riceve il suo appuntamento a Padova. Possono mandarti una mail a
all'indirizzo vision.extraordinary@gmail.com. Su Facebook, Instagram e LinkedIn possono trovarti come Michela Crivellaro o visitare il sito web www.extra-ordinaryvision.it. Adesso i tuoi riferimenti ce li hanno tutti, quindi fai un appello a queste persone che ci stanno ascoltando, Michela. Un appello di appassionarsi della vita, un grande saluto e un abbraccio a tutti voi. Grazie e a presto.